Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Messina e dunque benvenuti alla visione d'ascolto di questa partita di calcio tra le formazioni di Città di Messina e Caltagirone. La seconda giornata del campionato di eccellenza Girone B con il Caltagirone così schierato: Polessi secondo Di Martino, italiano genovese Nicotra, Ruscica su Sousso Floridia, Ascia e dunque Abdullahi. Ecco invece l'11 messo in campo da mister Giuseppe Furnari: Biledi, Stefano, Fragapane, Cardia, Salvo Leo, Bombara, Davide Leo, Calcagno, Mastroieni, Genovese e Quintoni. L'arbitro dell'incontro è il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, assistito da Davide Bonaccorso e Federico Severino di quella di Catania. Mentre vediamo che il signor Bonacina farà rispettare ovviamente un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione di Livorno. Partita intanto, intercetta il Messina che resta dunque pericolosamente in attacco. Il servizio al limite dell'area, pericoloso per il destro che finisce a fondo campo. È stato Di Cardia praticamente lasciato solo proprio al limite dell'area di rigore del Caltagirone. Il numero 4 non ci ha pensato su un attimo nel coordinarsi, caricare e colpire di piello collo, ma non ha centrato la mira. Il traversone di Calcagno a sinistra, preciso per Genovese che stoppa, mette a terra il pallone, controllato da secondo, ma si invola molto bene sulla corsia. Genovese, tentativo di cross, palla pericolosa in aria e la palla in gol. Mischia sotto porta, incertezza difensiva del Caltagirone e Messina che passa in vantaggio. Cercheremo di capire qual è stato l'ultimo giocatore giallorosso a toccare il pallone. Dunque il numero 4 Cardia del Messina porta in vantaggio la formazione giallorossa esattamente al 25esimo di questo primo tempo. Il fischio arriva adesso. Il sinistro a rientrare sul primo palo, coi pugni respinge Polessi, la palla che carambola fuori e c'è ancora rimessa a favore del Messina. Nicotra è sicuramente uno e secondo, quindi Nicotra e secondo sostituiti, lo ricordiamo ancora, rispettivamente da Commendatore e Bartoluccio. Ancora rimessa biancorossa di gran carriera, batte subito Bartoluccio, la testa di Abdullahi, la difesa che alza questo caprile, colpo di testa ancora di Abdullahi verso la zona di Ascia che viene anticipato e poi ci prova al volo dai 30 metri, attenzione palla pericolosa, resta lì e gol, gol di Ruscica! Incredibile traiettoria del pallone da oltre 30 metri, calciato al volo da Capitan Ruscica che alzava una sorta di campanile verso la porta difesa da Billet. Billet praticamente attendeva il pallone, sembrava essere nella condizione di smanacciarlo in corner, ma veniva letteralmente beffato dallo stesso. E dunque, gentili ascoltatori, esattamente al secondo minuto di gioco di questa ripresa, il Caltagirone riequilibra le sorti dell'incontro. Gol realizzato da Capitan Ruscica da oltre 30 metri. Ruscica che si gira, cerca di lanciare a destra lo scatto di Sousso. Sousso che va ad anticipare l'avversario, il quale però commette fallo ma resiste alla carica, entra in area Sousso, il pallone al limite, il destro in corsa di Abdullahi, di poco fuori sulla sinistra di Billet. Azione splendida ancora una volta del centrocampista calatino Sousso, che ha resistito alla carica del suo diretto avversario, è riuscito a servire la corrente Abdullahi, non ha preferito controllare il numero 27 ma tirare di prima battuta. Buona giocata del numero 5 giallorosso che porta palla verso la tre quarti avversaria. Ancora Salvatore Leo a mettere in movimento l'altro Leo, col rimpallo che fuorisce ancora Salvatore Leo, resta in attacco, si porta ai 25 metri, il pallone filtrante in aria, ci arriva a mettere il piedino tra virgolette Bartoluccio a deviare il pallone in corner. Su questa azione sicuramente insidiosissima del Messina c'è spazio per Floridia. Floridia mantiene il pallone in campo, punta l'avversario, cerca di centrarsi, è tutto solo Ascia che tira in corsa, lo fa però in maniera assolutamente telefonata, facile la parata di Billet. Il solito Quintoni dalla lunetta d'angolo, parte il traversone sul primo palo pericolosamente, la palla che resta lì, il miracolo credo di Bartoluccio e Caltagirone che dunque si salva. Contropiede, attenzione, sono due contro due, la volata di Commendatore che attende rinforzi, li trova a destra nell'inserimento di Marco Lanza, il tackle è scivolato di Fragapane che si salva in fallo laterale. Ma attenzione, rimessa in attacco per il Caltagirone, pronto Bartoluccio sul punto di battuta, indirizza su Sousso, lo stop elegante, si gira, il tiro cross, la palla in gol, gol, ha segnato Ascia e Caltagirone in vantaggio. Splendido il traversone di Sousso, spalla alla porta, stop, si è girato immediatamente, l'ha messa lì sul secondo palo e tutto solo, senza difficoltà, Ascia ha messo alle spalle di Billet. Tutto questo, gentili ascoltatori, è esattamente al 27esimo.
Messina 1, Caltagirone 2. Pronto sul piazzato a calciare c'è Cardia per il vicino Quintoni. Quintoni chiama in causa il pericolosissimo genovese, parte il tiro, lo aspetta e lo blocca in due tempi Polessi. E arriva in triplice fischio. Dunque ribadiamo il finale qui dal Garden di Mili Messina. Questo anticipo di secondo turno di campionato di eccellenza Girone B. Messina 1, Caltagirone 2. La linea allo studio.